Non è roba per te il progetto finanziato dalla Prefettura di Palermo per la prevenzione, il contrasto della vendita e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'importo finanziato ammonta a 102.000 euro. Al progetto collaboreranno il Servizio Sociale del Comune, le Forze dell'Ordine, il SERT e la Comunità Terapeutica Casa dei Giovani. Il progetto prevede anche l'istituzione di un centro di ascolto e l'attivazione di un numero verde per la prevenzione e la richiesta di aiuto da parte di assuntori o familiari e conoscenti, il potenziamento delle attività del costituendo Centro Spazio Giovani, che avrà sede nella villa confiscata alla mafia appartenuta alla famiglia Castello, che sorge in corso Baldassare Scaduto ed Aspra. L'equipe, che sarà coordinata da un assistente sociale del comune, dovrà organizzare focus e seminari informativi coinvolgendo gruppi di studenti di terza media delle scuole superiori, il collegio dei docenti, l'assemblea dei genitori, le assemblee pastorali e le comunità parrocchiali, ancora la consulta giovanile, le associazioni presenti nel territorio, gli scout, l'assemblea degli sportivi, le palestre e i singoli cittadini. A Bagheria è istituito lo scopino di quartiere. Sarà possibile grazie all'assunzione a tempo determinato di 9 operatori ecologici, con i quali saranno stipulati i contratti fino al 31 dicembre prossimo. Lo ha deliberato la Giunta Municipale, che ha stanziato un finanziamento sul PEO, le progressioni economiche, per un importo di 32.000 euro. Il personale è stato attinto attraverso lo scorrimento della graduatoria del bando per 25 posti del concorso bandito lo scorso anno e a cui avevano partecipato 600 cittadini, 70 dei quali sono stati dichiarati idonei. Come ha assicurato l'assessore al ramo Giuseppe Tripoli, lo scopino di quartiere pulirà le strade dove normalmente non arrivano i mezzi, mentre le strade grandi continueranno ad essere pulite regolarmente con la spazzatrice in dotazione. L'amministrazione comunale ha pertanto suddiviso le strade di Bagheria e della frazione marinaria di Aspra in settori che saranno puliti tutti i giorni dalle 7 alle 10. Proseguono i lavori di riparazione della perdita attivatasi nell'acquedotto Nuovo Scillato in territorio di Termini Merese. Lo fa sapere AMAP, che comunica che i lavori saranno terminati nella giornata di oggi, mercoledì 27 ottobre, salvo imprevisti. Dalla serata di ieri sono state riattivate le consegne idriche ai comuni di Bagheria, Santa Flavia, Villa Abate e Ficarazzi, alimentate provvisoriamente attraverso le acque del sistema acquedottistico Scanzano Risalaimi. I disservizi alle utenze dovrebbero rientrare nelle prossime 24 ore. In occasione delle fasi di riempimento delle condotte potranno verificarsi episodi occasionali e comunque temporanei di aumento della torbidità dell'acqua distribuita in rete. I carabinieri del reparto territoriale di Termini Merese hanno tratto in arresto per coltivazione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato due trentenni palermitani. I militari, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno individuato i giovani all'interno di un'abitazione rurale in contrada Costa Mendola di Trabia, dove i due avevano impiantato una serra di 170 piante, alte circa un metro, di cannabis indica in vaso, con il sistema di lampade per la coltivazione indoor e un elementare sistema di aerazione e videosorveglianza a distanza. Durante la perquisizione, con la perizia dei tecnici Enel intervenuti, si è inoltre avviata l'avvenuta coltivazione e la manomissione dell'impianto elettrico con allaccio abusivo alla rete pubblica. Le piante sequestrate, che avrebbero potuto fare fruttare svariate centinaia di migliaia di euro, sono state campionate e inviate al laboratorio analisi del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito. Il comune di Bolognetta era il fanalino di coda della Sicilia nella raccolta differenziata e i costi tari per i cittadini altissimi. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Grassadoni è riuscita nell'impresa più ardua e nel più breve tempo possibile. Il 5 ottobre del 2020 venne avviata la raccolta differenziata e nel giro di un solo anno è stato raggiunto il 79% di raccolta differenziata. Non solo, la tari 2021 ha subito, grazie all'approvazione di nuove tariffe, una notevole diminuzione. In questi giorni i cittadini stanno ricevendo le bollette e vengono confermate gli stessi cittadini le riduzioni rispetto all'anno precedente, in media del 25%, un risultato inimmaginabile solo un anno fa. È in pieno svolgimento la campagna olearia 2021, la prima spremitura, che solitamente si effettua in autunno a partire da fine ottobre, è quella che assicura un olio extravergine dal sapore e dall'aroma intensi, nonché dalle caratteristiche nutrizionali davvero eccezionali.
La campagna olearia di quest'anno si prevede ricca a causa dell'abbondante raccolta delle olive e potrebbe toccare quota 300.000 tonnellate. A stimarlo è Italia Olivicola, con la sua prima indagine realizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Frantoiani Oleari. Il Consorzio Nazionale, entrando nel merito dell'indagine e dei numeri produttivi, sottolinea che la campagna si preannuncia in lieve ripresa rispetto alle performance realizzate lo scorso anno. Secondo lo studio preliminare, a sostenere al momento la produzione è il meridione d'Italia, soprattutto la regione Puglia, positivo anche l'impatto di altre regioni quali la Sicilia.